Non trovo un moderato ottimismo, anzi direi più che altro un preoccupato ottimismo. Sono ottimista perché abbiamo un gruppo, come dire, di un certo peso, forte, abbiamo lavorato bene, abbiamo preparato un programma che ci invidia dal punto che scoppiano, cioè scoppiazzano in diverse sezioni. Sono preoccupato dall'altra parte perché vedo, ho visto almeno appunto in questi ultimi 15 giorni come si muove la stampa. Cioè, quando la stampa è anche la televisione, quando uno è fuori, magari non fa caso a pone tutta l'attenzione su quello che succede sui giornali, nelle televisioni, anche locali. E quello che ho rilevato io sia da parte della carta stampata che da parte della televisione, anche quella pubblica, è intanto una indifferenza a tutte le attività che abbiamo portato avanti noi. Io penso che siamo il gruppo che ha fatto più iniziative, più proposte, più attività sul territorio negli ultimi 15 giorni, e su questo, su questo penso che nessuno potrebbe smentirmi. Dall'altra parte vedo una stampa che ci ha considerati, diciamo, solamente nei momenti istituzionali, quindi abbiamo fatto la presentazione del programma, si è presentato un quotidiano e si sono presentate le televisioni, la RAI, questo sarebbe interessante da capire col direttore domani. La RAI si è presentata dicendo che non avrebbe intervistato me perché hanno concordato come linea che non intervistavano i candidati presidenti delle varie coalizioni, questo domenica. Lunedì, il giorno successivo, mi vedo al TG regionale 5 minuti di intervista al candidato presidente della coalizione di centro-sinistra. Quindi io chiaramente la domenica non ho replicato perché se un giornalista mi evidenzia una linea editoriale perché posso contestare. Fatto sta che il giorno dopo, 5 minuti di intervista sulla presentazione del programma a Ugo Rossi, sono passati sul TG regionale delle 19:30, quindi su quello col massimo ascolto. Un'altra cosa mi aveva detto il giornalista della RAI, mi aveva detto che avrebbero seguito un evento, solamente due eventi per ogni coalizione. Mi sembrava strano perché manca ancora un mese alla campagna elettorale. E quindi anche questa sarebbe una cosa interessante da chiedere al direttore, perché voglio vedere se domani, anzi non domani, se domani quando ci sarà la presentazione, l'avvio della campagna elettorale del centro-sinistra economista, la RAI ci sarà oppure no, posto che una settimana prima, rispetto alla domenica, quindi 10 giorni fa, il candidato Ugo Rossi aveva presentato non il programma ma i 5 punti del suo programma. E anche lì la RAI si era presentata con grande spiegamento dei mezzi. Quindi, se facciamo i conti, i due eventi che mi hanno prospettato, la coalizione del centro-sinistra se li sarebbe già bruciati. Altra manifestazione organizzata da noi, non mi ricordo più la data in cui siamo andati al Muse, 15 giorni fa più o meno, si presenta la giornalista della RAI, di nuovo mi dice che non mi può intervistare perché io sono candidato. Quindi vorrei capire come possiamo fare noi a raggiungere i cittadini, andiamo sui nostri mezzi tradizionali di gazebo, di internet. Però la RAI svolge un servizio pubblico, non fa la giornalista che dice che non mi intervista perché sono candidato. Ringraziamo le testate giornalistiche di Trentino di aver pubblicizzato questo evento. Esatto. Ah, soprattutto. Questo, come dire, sparare sulla croce rossa.
Ovviamente nessuno sa che questa sera c'era questa iniziativa, perché nessun giornale si è preoccupato di scriverlo, e nessun telegiornale si è preoccupato di ricordarlo. Chiaro, nonostante noi si è seguita tutta la prassi tradizionale delle comunità, delle invie, delle testate, delle informazioni. Questo per quanto riguarda la televisione. Le due televisioni private, chiaramente voi non lo sapete, in Trentino c'è la RAI, e poi ci sono due televisioni locali. Le televisioni locali bisogna dire che si muovono con più flessibilità e sono moderatamente attente anche alle nostre iniziative, soprattutto se li sollecitiamo. Trentino è una provincia piccola, per cui più o meno qualcuno, tutti conosciamo un giornalista, quindi grazie a qualche raccomandazione tradizionale si arriva ad avere qualche servizio, qualche iniziativa anche a favore nostra. Sulla carta stampata, diciamo che la situazione è triste. Ci sono due quotidiani, l'Adige e il Trentino. L'Adige è il quotidiano del mio omonimo De Gasperi, al Cile. E continua la tradizione di asservimento filo governativo. Anche qui mi sono segnato, perché non mi ricordavo, mi sono segnato tre fatti. Il primo che mi ricordo è quello di Riva del Garda, come sono state le manifestazioni organizzate da Gian Piero per la presentazione dell'interrogazione di Riccardo sul problema che riguardava le assicurazioni delle carrozzine per i rilasciamenti anni. Avevamo un'interrogazione. Avevamo il candidato che ha parlato sul palco. Abbiamo sostanzialmente organizzato la manifestazione noi, non esageriamo, però abbiamo dato un buon supporto perché eravamo 5-6. L'Adige, il giorno dopo, è riuscito a scrivere, era presente il candidato della Lega Nord, Civettini. Sì. Punto. Vero. Punto. Movimento 5 Stelle? Forse hanno un po' di paura. Sicuramente l'Adige comincia a avere qualche motivo, perché se continua così, diciamo che... diciamo che se ce ne sarà la possibilità, insomma, qualche sassolino delle scarpe si potrà anche togliere, se non c'è sempre a subire. L'altra questione è quella della presentazione del programma, che lì non si sono presentate addirittura. Poi ci hanno mandato nel pomeriggio per mettere una festa, un freelance che ha messo insieme un articolo, già dal titolo diciamo che ha creato qualche problema, perché gli avevamo parlato del fatto che lui voleva puntare sulla scuola, sulla sanità, invece fare in modo che la provincia abbandoni il settore dell'economia dove è presente in maniera pesante, e questo mi fa il titolo: più scuola, più sanità, meno antipubblici. Allora giustamente uno sotto mette il commento, ma come, scusate, più scuola, più sanità, vuol dire più antipubblici, quello che devo dire. Quindi anche quando scrive l'Adige, fondamentalmente non dico distorce, ma offre una panoramica sicuramente di parte. L'ultimo, però, chiaramente su questo quotidiano, tutti i giorni almeno una mezza pagina se la comprano in pubblicità i due candidati presidenti, due accreditati, sono Cristoforo Rosso del centro-sinistra e Diego Mosna per una coalizione, diciamo, di lista civica. Quindi probabilmente, adesso non voglio personare, ma il fatto che quotidianamente, oltre alla mezza pagina di pubblicità di questi due soggetti, ci sia anche ripetuto all'infinito il programma di queste due coalizioni, la biografia di questi due personaggi, le liste che li supportano e di tutte le altre partite che comunque stanno cercando di portare avanti le loro proposte, non ci sia più nulla, diciamo, qualcuno potrebbe pensare che c'è un collegamento, perché altrimenti
altrimenti dove sarebbe il motivo per cui questi due hanno tutti i giorni una pagina aperta e gli altri non ci sono? Io qui sono venuto a porre delle domande, capisco che le risposte non possono venire da voi, ma magari è una riflessione da fare anche domani con le persone che incontrerete, perché la situazione, per quello che ho visto finora, è pericolosa. Domenica, faccio l'ultimo esempio, in 20.000 edicole del Trentino è uscito lo strillone, il cuore bianco, che riporta il titolo principale del giornale, sempre l'Adige, Rossi sempre avanti. Questa pubblicità gratuita, 20.000 edicole, un foglio A5 e un foglio A3 esposto all'esterno di tutte le edicole del Trentino, diciamo che se uno dovesse pagare una pubblicità del genere costerebbe parecchio, anche solo in distribuzione e in attacchinaggio. Quindi questa è la situazione che si trova davanti, noi ci stiamo impegnando al massimo, contiamo chiaramente sulla capacità dei cittadini di discernere quello che è l'interpretazione dei giornalisti e quello che è la realtà dei fatti. Noi proseguiamo e puntiamo al 27 ottobre. Su un punto voglio rispondere e non rispondere.